statici e architettonici nelle strutture e nei supporti, i dipinti divengono concentrazioni disorientanti del divenire, narrazioni dello scorrere che scaturiscono in presenza di ogni sguardo altro. L'ombra, per antonomasia, ambiguo raddoppiamento o sineddoche del vissuto, è da sempre spesso considerata un'assenza piuttosto che una presenza dotata di corpo, forma e colore. Diversamente da come Domenico Dora, con le sue opere dipinte su tela, su MDF e su ardesia, ci mostra, lasciando che sia la pittura, con i suoi bagliori invincibili, a suggerire in quali luoghi le ombre possano essere ritrovate. Là dove lo sguardo può perdersi in un orizzonte di distanza, nella contemplazione del fluire, nell'assoluto del tempo immagazzinato, nell'io.